Dopo la vittoria del referendum, il forum Acqua Bene Comune riscende in piazza. Perché? Il popolo ha votato contro il governo, contro la Confindustria e contro i poteri forti. Loro hanno semplicemente deciso di abolire il popolo e quindi non hanno realizzato alcuno degli esiti referendari. In particolare ci riferiamo al fatto che, avendo il popolo votato per togliere l'acqua dal mercato e i profitti all'acqua, gli enti locali avrebbero dovuto procedere alla ripubblicizzazione dei servizi idrici e soprattutto le tariffe avrebbero dovuto essere modificate, non dovendo più contenere il profitto garantito per i gestori. Tutto questo non è avvenuto, allora noi vogliamo dire alla BCE, ma anche al governo Monti, sostanzialmente gli mandiamo una lettera fatta da decine di migliaia di persone che dicono: indietro non si torna, la democrazia va rispettata. Poi di nuovo in piazza per chiedere al governo il rispetto dell'esito referendario e per lanciare appunto la campagna di obbedienza civile, in cui chiediamo ai cittadini di autoridursi le tariffe. Da luglio che tutti i gestori appunto applicano delle tariffe illegali, perché ovviamente se qualora insomma è previsto il profitto, ovviamente è illegale in quanto l'abbiamo cancellato con il referendum. Abbiamo fatto una campagna referendaria lunga, intensa, partecipata e adesso ci vediamo scippato il referendum. Anche il PD aveva messo il cappello sul referendum dopo la vittoria. Direi che il PD in molti casi, e nel caso nostro, è tra i principali responsabili della privatizzazione. Se vogliono, diciamo, di nuovo tornare ad avere un legame sentimentale con il popolo che sta nella società, ovviamente devono eseguire il voto referendario, altrimenti che continuino a seguire i mercati ma poi non si lamentino dei risultati elettorali. Se l'è bevuta tutta e non gli ha fatto male, l'acqua fa bene, pagarla mi fa male. Ancora, grazie.